saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Quello che abbiamo davanti è il Galaxy Note 10.1 2014 Edition, qualche informazione tecnica: schermo da 10.1 pollici WQXGE, ovvero 2560x1600 pixel, la stessa risoluzione di Note 10. Le caratteristiche, diciamo, software sono in comune quasi tutte con il nuovo Note 3, quindi qualche indicazione tecnica aggiuntiva: processore quad core da 2.3 GHz che presumiamo essere una Snapdragon 800, 3 GB di RAM, slot per la micro SD, scusate, Android 4.3 Jelly Bean, fotocamera da 8 megapixel, fotocamera frontale da 2 megapixel, Wi-Fi ABGN AC, Bluetooth 4.0 low energy, batteria da ben 8220 mAh e connettività LTE. Esisterà anche una versione Wi-Fi con un peso leggermente inferiore. Questo è appunto il tablet. Tra le novità, rispetto al passato, abbiamo una touch, si vedete, leggermente disegnata, qui il tasto di ricerca, qui quello per le applicazioni, tasto fisico e tasti menu e back invece software. Abbiamo il My Magazine che si avvia esattamente come sul Note 3. Vi consiglio di andare a vedere anche l'altra anteprima per capire un po' di cosa sto parlando. Tralascerò un po' tutte le funzioni. Vado su internet e facciamo una prova. Andiamo a caricare androidworld.it e voglio anche mostrarvi il multi window. Il colore che state vedendo è un po' bluastro perché sono le luci qua della fiera, che sono assolutamente poco consone a fare un video del genere. Lo schermo sembra molto bello, la risoluzione ovviamente è altissima, l'abbiamo già detto, ma anche i colori posso garantirvi che sono molto fedeli. Questo è il browser. Questo in caso non mi permette di fare pinch to zoom, comunque lo scroll è molto molto rapido. S Pen, eccola qua, quella nuova, la stessa di Note 3, con le stesse funzioni. Posso avvicinare, premere e ottengo un action memo che converte i numeri che trovo. Se si comprende quell'otto, facciamo una statua a quel tablet. 328, ha compreso anche il mio pessimo 8. La nota è rimasta lì. Cos'altro possiamo fare? Abbiamo uno scrapbooker, quindi se io apro internet attivo lo scrapbook e mi interessa prendere soltanto questo pezzo qua, eccolo qua, ho annotato solo questo pezzo. Salvandolo poi posso riaprire la fonte. Ancora ricerca interna, pen window, quindi possibilità di disegnare una finestra della dimensione che decido io. Voglio questo quadrato qua, eccolo qua. Queste sono le applicazioni compatibili, quindi per esempio apri contatti che mi rimarranno esattamente in questa finestra. Posso mandarla a tutto schermo oppure continuare a fare quello che stavo facendo. Posso ridurre icona e mi crea questa specie di pallina che rimane lì, la posso spostare, la posso riaprire. Il multi windows, dicevamo, come su Note 3 posso aprire due volte la stessa applicazione. Facciamo una prova. Internet intanto mi fa vedere i tab e posso scegliere quale continuare a navigare. Dopodiché posso per esempio aprire la chat. Ok, aperta la chat. Abbiamo delle impostazioni importanti, perché per esempio adesso io posso chattare con questo contatto. Ok, mi sa che devo... Ok. No. Non so bene come si faccia a passare il controllo su quest'altra finestra. Comunque posso aprire due volte chat on e per esempio avere due chat differenti, una con IFA bla 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 e un'altra con un altro contatto che non ho, quindi non posso farvelo vedere, però posso trasferire le chat scusate, testo trascinandolo da una finestra all'altra. Ovviamente rimane molto interessante da capire se questo sarà possibile per esempio con una chat come WhatsApp, che è molto popolare. Avete visto però Hangout è attivo nella lista delle applicazioni supportate.
il tablet dovrebbe arrivare nelle colorazioni nere e bianche in ottobre in Italia. Il retro è sempre ruvido, anche se in questo caso non è non sembra essere in pelle come era quello di Note 3, comunque ha una sensazione, diciamo, tra virgolette premium, come la chiama Samsung. Un prodotto interessante, ovviamente, diciamo, un po' di nicchia. I tablet 10 pollici sono diventati un prodotto leggermente di nicchia, ma comunque tra i 10 pollici un prodotto sicuramente interessante. Un saluto a tutti da Emanuele Cisotti per Android World.it.